Buonasera a tutti, bentrovati alle degustazioni delle ore 17. Questa sera vi porto in provincia di Bergamo, vi porto a Chiuduno perché vi voglio far assaggiare un Valcaleppio rosso. Il Valcaleppio è un vino fatto con uve bordolesi, vale a dire Cabernet Sauvignon e Merlot, ed è un vino in qualche modo legato a alle tradizioni di questo territorio che da sempre ha coltivato Merlot, nel periodo post-filosserico naturalmente. E poi si è aggiunto il Cabernet Sauvignon per dare maggior profondità e maggiore espressione a questi territori, che sono territori abbastanza ricchi, abbastanza complessi. Qui siamo a Chiuduno, siamo proprio nel centro della Valle Calepio. E cos'è successo qui? Vi sono praticamente tre ordini di suoli. Vi sono quelli più alti, che sono del periodo Cretacico, composti praticamente da arenarie grigie, e poi più si scende arrivano dei calcari marnosi con delle arenarie micacee e successivamente nella parte più bassa vi sono i suoli alluvionali, quelli derivati dalle alluvioni pluvio-ghiaciali e quindi composti di sabbia e ghiaia prevalentemente. Abbiamo quindi sostanzialmente tre gradi di intensità nei vini che possiamo ottenere: quelli più in quota, che hanno una maggior struttura, un maggior peso, e quelli invece verso il fondovalle, che hanno più leggerezza, meno colore meno intensità. Noi questa sera andiamo appunto a parlare di un'azienda che si chiama Locatelli Caffi, è a Chiuduno, è una tipica azienda familiare. Il padre, che piano piano sta lasciando ai figli Fabio e Piero praticamente la gestione dell'azienda. I figli hanno fatto studi enologici e quindi sono pronti per portare il loro contributo culturale e scientifico nell'azienda. Eccolo qua, il vino di cui vi parlo questa sera si chiama Valcaleppio Rosso, è una riserva del 2004, è composta dal 60% di Cabernet Sauvignon e il 40% di Merlot, poi le classiche vinificazioni termocontrollate e poi 18 mesi, dicevo, di botte grande. Eccolo il nostro Valcaleppio Rosso. Il colore è abbastanza tenue, proprio a sottolineare in qualche modo la forte influenza di questi suoli pluvio-glaciali con sabbie e ghiaie abbastanza consistenti. Il colore quindi è, come dire, un color rubino granata, non particolarmente intenso, ma di una bella eleganza, di una bella vivacità. Il profumo è molto legato a dei frutti molto freschi, molto fragranti, c'è del lampone, un pochettino di ribes, un pochettino di marasca, a sottolineare in qualche modo proprio la fragranza del frutto, un frutto appena raccolto, non particolarmente dolce e maturo. Questa freschezza e questa fragranza sono anche poi sottolineati da questo tocco vegetale che aiuta in qualche modo ad esprimere questo carattere, ad esprimere questa freschezza. E saranno parole che ricorrono piuttosto frequentemente perché è proprio il carattere di questo vino che è giocato appunto su questi due elementi, la freschezza e la fragranza. Anche un tocco vagamente floreale contribuisce a dare un pochettino di eleganza a questo profumo. E anche una nota speziata non particolarmente forte, ma abbastanza dolce, abbastanza morbida, in modo da, come dire, dare un pochettino di complessità e di ricchezza a questo profumo. Anche in bocca il vino si presenta con queste note fruttate, molto schiette, molto immediate, molto facili, molto rapide ad arrivare al nostro palato, e il tutto è sottolineato appena appena da un pochettino di speziatura abbastanza viva, abbastanza vivace, e con una trama tannica molto sottile, appena appena animata anche un pochettino dall'acidità, che dà una sensazione molto piacevole in bocca, una sensazione appena appena, come dire, vivace, che crea appunto quella giusta consistenza di un vino che vuole essere in qualche modo di buona struttura, di buona complessità, e rimane tutto sommato un vino facilmente bevibile, facilmente abbinabile alla nostra cucina quotidiana. Una bella espressione quindi di un taglio bordolese, molto leggero, molto fine, molto elegante, molto delicato, giocato appunto su questi temi di freschezza, di fragranza e di immediatezza.
Facciamo quindi i complimenti a Fabio e Piero Locatelli, i due ragazzi che appunto si apprestano ad assumere le redini di questa azienda, certi che sicuramente porteranno molte novità e anche una maggior qualità nell'azienda. I complimenti comunque per il lavoro che finora hanno svolto. Io mi auguro che lo vogliate assaggiare, questo buon Valcalepio Rosso del 2004 dell'azienda Locatelli Carpi, e ringraziandovi della vostra attenzione vi do appuntamento come sempre ad una prossima serata.